Salve, sono Marco Presta e sto registrando per Emons Audiolibri Un calcio in bocca fa miracoli. Ciao. Ma chi sono queste persone? Mi sorridono come se ci conoscessimo, ma a me sembra di non averle mai viste. Anna ha portato a casa delle riviste ed è mezz'ora che mi aggiro tra décolleté stracolmi, foto rubate a gente che si è messa in posa, rivelazioni intime e baci appassionati. Mi sento tagliato fuori, un dinosauro fermo a Walter Chiari e Ava Gardner. Tutte le ragazze su queste pagine patinate mi sembrano belle. Un tempo ne sarebbe bastata una attraente la metà e spogliata molto meno per fermare il traffico nella via in cui abitavo. L'evoluzione dei costumi ha avuto come risultato la normalizzazione della bellezza, limitando il suo potere eversivo sugli ormoni maschili. Anche l'alimentazione ha avuto il suo peso, certo. Le cosce della giovane Lauren sembrano la custodia di quelle delle veline che mi guardano maliziose dalle foto di questo articolo. Che effetto fa entrare in sala di registrazione per leggere però un libro, non un libro qualsiasi, ma un romanzo, il tuo romanzo soprattutto? Fa un po' impressione. Perché immagini che lo leggeranno gli altri, che è una forma di viltà, insomma, dice l'ho scritto, poi non voglio esserci mentre lo leggete. E invece leggerlo è un po' un modo per trovarsi di fronte alle proprie responsabilità. E c'è anche il rischio che alcune cose non ti piacciono, ecco. Tutto sommato invece mi pare che il rapporto con un calcio in bocca per quello che mi riguarda è ancora affettuoso. Anzi, un po' ho riscoperto delle cose. Perché succede anche paradossalmente che uno ci metta delle cose in maniera inconscia. Adesso in Italia va molto di moda fare le cose a propria insaputa, no? Che in genere quasi tutte in settori negativi. Invece nello scrivere un libro succede anche che ci metti delle cose che, insomma, è un po' ridicolo dirlo, ma che scopri anche tu nel rileggerle. E mi è successo questo, che insomma è gradevole. Suonano alla porta. Oreste diceva che non bisogna mai aprire se non si sta aspettando qualcuno, perché si tratta quasi sempre di seccature. Non lo ascolto e mi trovo davanti, mio genero Sergio. Caro, illuminato Oreste. Buonasera, vorrei vedere Anna. Ha un appuntamento? Anche stavolta non sono riuscito a trattenermi. Rimaniamo immobili per alcuni secondi, un magnifico monumento all'imbarazzo. È in casa? Il ragazzo non ha tempo da perdere. Io sì, purtroppo per lui. È uscita con Ubaldo. Ubaldo chi? Ubaldo Lai. Chi è? Non lo conosco. Nella sua voce di travertino avverto una vibrazione umana. È un tenente della squadra omicidi. Vanno molto d'accordo. L'avvocato rimane impassibile dietro gli occhiali. Sta valutando l'attendibilità delle mie risposte. Laureata alla Bocconi con il massimo dei voti, ha conseguito master in Inghilterra e negli Stati Uniti. È un civilista molto quotato e non conosce il tenente Sheridan. Tu dicesti che in qualche modo la lettura a voce alta ti ha dato anche una maggiore consapevolezza, sì, no? Sì. E pensi, sì, che questa cosa possa farla anche per una persona che ascolta? Quindi cosa dà la lettura a voce alta magari rispetto proprio alla lettura su carta? Potrebbe amplificare o togliere, non so. Ma questo è difficile dirlo. Mi auguro che amplifichi. In realtà molti lettori sono anche ascoltatori del programma, per cui tanti mi hanno detto che nel leggere il libro in qualche modo lo immaginavano letto dalla mia voce, perché il protagonista, che il vecchiaccio, avesse la mia voce. E questo è stato uno stimolo in più, è un divertimento. Poi è un libro anche divertente, insomma, per cui insomma leggerlo è stato piacevole anche come attore, diciamo, insomma, è ancora un personaggio che trovo sorprendente, che trovo divertente da leggere, da interpretare. Quindi ti sei divertito? Insomma. Sì, adesso non sono super partes, però sì, mi sono divertito tanto. E insomma spero che una minima parte diciamo passi anche a chi ascolterà. Quindi possiamo dire viva gli audiolibri, tu li, sì, conoscevi, li ascolti? Ma poco, dico la verità, poco. Però è un mezzo invece importante per tante persone, anche perché mi capita di vedere gente che in metropolitana o sugli autobus che ha queste fiette che sentono,
È un modo per approcciare il libro in maniera diversa, però stimolante, sia perché sentirlo letto da un bravo attore, non è il caso mio, ma insomma ce ne sono tantissimi attori bravi che fanno audiolibri, e sia perché insomma è un modo per fruire il libro anche stando aggrappato al mancorrente, stando in fila alla posta, cioè in situazioni dove magari leggere è più scomodo, è un modo per continuare ad avere rapporto con la parola scritta, e questo è positivo.